nostro, tanta gente è fuori e di conseguenza è con noi tramite telefonata, messaggio eccetera, ma siamo tanti e quindi questo ci rende contenti lo stesso, perché abbiamo una buona rappresentanza di queste, delle nostre muse. Io stasera voglio fare un saluto molto particolare, perché siamo riusciti ad averla qua, poi capirete perché è venuta, dopo diremo qualche altra cosa importante, la dottoressa Maria Fortunata Minasi, che è la nuova direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria. È una donna che si è spesa per la cultura negli anni scorsi in tantissimi settori, in tantissimi campi e tantissime manifestazioni, e poi insomma rappresenta una ideale continuità con Mirella Marra, che è un'altra importante figura della città che è stata da sempre vicina a noi. Quindi noi dopo diremo, loro puoi fare un saluto, dopo diremo perché tra l'altro sei qua. Quindi un saluto per noi, lei abita a Palmi, quindi è venuta a essere con noi e questo ci inorgoglisce. Prego. Non potevo non mancare stasera qua, perché le muse per me sono sempre nel mio cuore. E ti spiego il perché. Il primo anno che io sono venuta da Reggio e che dovevo tenere un incontro conferenza è capitato proprio con voi. Voi siete stati il mio inizio e quindi per me è un rapporto particolare. E oggi ho sentito questa necessità, sono rimasta in ufficio dalle 9 di stamattina fino adesso. Avevamo un'apertura straordinaria e non avevo garantito niente, Giuseppe, perché insomma tanti problemi anche familiari, però tanto io devo andare anche per un saluto e ad augurare a tutti un buon anno nuovo per tutti quanti. E poi naturalmente presenteremo una cosa, grazie per aver portato, grazie alla nostra gente. Stasera si coniuga un doppio momento, se per favore possiamo mandare la presentazione di quello che è stato, possiamo ingrandirla. È stata la nostra estate delle muse, la nostra estate delle muse, che attraverso queste, io mi accomodo così, sono attraverso queste fotografie che tra poco vedrete, hanno dimostrato come insomma l'associazione si è mossa bene. Il premio Amici di Sant'Ilario è stato dato nella mia figura, perché è stato dato alle muse per quello che hanno fatto. Queste fotografie vi raccontano la nostra estate, delle eventi sociali, delle feste, l'appuntamento in quel di Oliveto per ricordare la figura di Don, di Don Labbate, e poi feste dell'associazione culturale, così come momenti conviviali, quindi momenti che hanno caratterizzato come la mostra al complesso monumentale di San Giovanni, oppure altre figure che naturalmente rappresentano personalità della città. È un momento che abbiamo dedicato alla moda nel cortile delle muse, lo scambio con numerosi rappresentanti, la direttrice del Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, per un momento che è stato realizzato. Quindi tutta una serie delle nostre modelle con i cappelli di Chetti Durano, le acconciature di Francesco Rodotenda, le nostre artiste, Santina Milardi, Pina Calabrò, Antonella Laganà, le nostre socie, queste sono mostre che abbiamo fatto, la presentazione del vocabolario della lingua dialettale in quel di Oliveto, il nostro premio Muse, Valeria Contadino, una delle attrici preferite da Andrea Camilleri, il nostro pubblico numerosissimo che naturalmente è sempre presente qui nel nostro cortile. Quindi un susseguirsi di eventi e di situazioni come le prove del teatro, del laboratorio teatrale che presto noi faremo, e poi un momento dedicato a Staida, l'intitolazione alla piazza Monoliti, interviste al Festival Internazionale di Parizzi dedicato al momento dei libri, a Capo Sperone sempre per libri importanti, a Tori di Chiara Fama, e quindi come vedete fotografie che
che raccontano una storia che è stato un po' il successo della nostra estate. Le fotografie vanno ancora avanti, l'omaggio a Giacomo Battaglia che abbiamo fatto lunedì scorso in occasione della festa della Madonna del Soccorso, e il premio Sant'Ilario che è stato dato a tutte le muse, non solamente a me. Qua sono con il sindaco Brizzi di Sant'Ilario sullo Ionio, e questa è una bella foto di una parte della famiglia lunedì scorso all'appuntamento alla chiesa del Soccorso. E poi ancora lo scambio con il CIF di Motta San Giovanni che abbiamo fatto in occasione del libro di Rossella Mura, l'evento appunto al Soccorso, che, con il quale poi stasera vi dirò delle grosse novità. E ecco qui uno degli interventi di una nostra amica che ci segue sempre con interesse, e poi lo scambio con la Fidapa di Palmi e l'associazione Maria Cristina di Savoia, la mostra, uno dei momenti della mostra che abbiamo fatto ad Amantea, e quindi uno delle nuove diciamo dei nuovi appuntamenti a livello regionale, e poi il nostro coro delle Muse. Quindi di tutto un po' facciamoci un applauso perché abbiamo lavorato tanto. Allora stasera si coniugano due momenti, un momento importantissimo che è il momento finale di un laboratorio di lettura interpretativa che l'attrice Teresa Timpano, reduce dal Festival dei Due Mondi di Spoleto e anche da un giro in Grecia dove ha recitato, farà vedere come l'offerta data ai soci delle Muse può diventare un momento costruttivo, soprattutto attraverso una lettura molto particolare che loro tra poco vi diranno. Il secondo momento che io vi invito successivamente sarà più un momento di festa. All'indomani del 29 giugno la vicepresidente delle Muse, la PAST a questo punto, mi ha detto appunto che non avrebbe continuato l'attività come vicepresidente, quindi come socia ordinaria normale, e quindi non era interessata a continuare. Naturalmente coincideva la fine del biennio e l'inizio del nuovo biennio. Quindi io ho proceduto, vi posso dire, da subito a creare il nuovo direttivo con varie novità che io stasera vi elencherò tra poco. E quindi tutto si svolge regolarmente, è un cambio, credo che sia il terzo cambio come vicepresidenza, ma il quarto. Io stasera vi devo dire la verità, mi sto divertendo da morire perché vedo delle facce, chi è preoccupato, chi guarda il cagnesco, chi ancora capisce e non capisce, chi eccetera. Quindi è bello vedere che c'è, come si può dire, in dialetto diremmo, qualcuno mi direbbe, un pugno, nel senso che si capisce che c'è sicuramente qualcosa che sta per accadere, e noi la faremo accadere. Ma il primo applauso va alla nostra unica e inimitabile Teresa Timpano, che naturalmente ha curato il laboratorio di lettura con le socie che tra poco lei vi presenterà, e che vi farà vedere insomma come si riesce a fare delle cose davvero grandi con molto poco. Quindi io insomma tra poco ci immergeremo nella nostra serata, vedo pure il professor Paganelli che è il presidente del monumento, il movimento per la sovranità, giusto, si chiama così o no? Per l'Alleanza Calabrese, che ci fa piacere che è venuto, e quindi ci fa molto. Comunque da quella parte c'è qualche posto, quindi se Nunzia per favore sistema, siamo tanti, quindi io non pensavo, anche io ringrazio il Quotidiano del Sud, ringrazio la Gazzetta del Sud che oggi ha dato risalto a questa notizia, così come Medico TV che sta riprendendo l'evento. Io ora scendo e mi gusto questo momento con la mia amica Maria Fortunata che finalmente è qui con noi. Prego Teresa per questo primo momento che durerà una ventina di minuti di lettura interpretativa, sì, e poi
io naturalmente prenderò il carpettone per fare delle formalità con tanto di firma. Grazie e buona continuazione. Buonasera, intanto ringrazio le muse e Giuseppe Rivoti per avermi invitato a tenere questo laboratorio di lettura interpretativa che è durato circa 4 mesi. Durante questo laboratorio si sono svolte delle lezioni con soci delle muse che hanno amato, devo dire, lavorare insieme a me alle tecniche di lettura e allo sviluppo delle emozioni che le letture possono provocare in chi ascolta. Il lavoro è iniziato con un piccolo training che il gruppo ha imparato, e quindi sulla respirazione, su come il corpo può stare in scena, tra virgolette, e attuare quindi un processo empatico tra chi legge e chi ascolta. Devo dire che sono state molto brave, quindi il lavoro è stato molto interessante. Di solito quando tengo questi laboratori la parte finale ha sempre un riscontro con il pubblico, perché appunto nei processi di lavoro il feedback del pubblico è proprio uno dei momenti del laboratorio, quindi esporsi, mettersi in gioco sostiene la fine di questo percorso. Abbiamo voluto utilizzare un testo di Paolo Mosca, che è un grande giornalista, scrittore e anche drammaturgo di opere teatrali, quindi mi interessava anche perché mi occupo soprattutto di testi teatrali contemporanei, quindi scritti da autori del nostro tempo. Paolo Mosca cerca di andare incontro a piccoli e grandi problemi della vita con questo testo e si chiede proprio, si pone questa domanda: davanti alle emozioni è meglio tener duro o lasciarsi andare? Questo è uno dei grandi, delle sue grandi domande. Secondo lui, sopra il cuore di ogni creatura vive una farfalla. Questo è un suo pensiero che ci permette di immergerci in un mondo immaginario. Immaginate che uno di noi abbia una farfalla sul cuore e questa possa respingere le meschinità della vita, le difficoltà, e aiutare il corpo e l'anima ad elevarsi al cielo. Un po' seguendo, è un grande insegnamento, direi, questo libro, che ci ha portato tra l'altro a lavorare con maggiore positività, perché poi, come sapete bene, la lettura dei testi sostiene l'anima, quelli poetici, i romanzi, i testi teatrali aiutano molto questo. E vado a cominciare chiedendo al gruppo di sempre prendere. Prima di cominciare vorrei chiedervi di spegnere i cellulari o quantomeno di silenziarli, per cercare di dare proprio qualche secondo, prendete per un attimo, perché è importante che in questo momento magari non squillino. È un momento che diventa magico, e anche nel rispetto del testo e di chi sta per offrirvi la sua disponibilità, sia fisica che emotiva. Grazie. Il testo si chiama C'è una farfalla dentro di noi, le emozioni della vita con parole semplici e vere. Grazie. Thank you.
le disgrazie, le notizie fulminanti, batte ancora. Questo cuore che ci illudiamo di curare con pillole, di verificare con analisi, batte. Con una sua forza misteriosa, che va al di là di scosse elettriche, di massaggi disperati fino all'ultimo respiro. Batte, perché uno spirito al di fuori di noi ha deciso così. Gli scettici dicono che è stata nostra madre, partorendoci, a dare via al primo battito, a milioni di battiti. Nostra madre basta. Io, e come me sono in tanti, anche se nascosti e timidi, ripeto e sostengo che è stato uno spirito esterno. Chiamatelo Dio, o inventategli un nome per lo meno importante, un suono che comunichi potenza, ma anche infinita dolcezza. Dunque questo cuore batte, e non c'è giorno della nostra vita in cui lui, logicamente, dovrebbe arrestarsi, sfinito, deluso. Se si potesse, su un computer immaginario, segnare i battiti di angoscia e quelli di felicità di questo muscolo così magico, si conterebbero troppo in fretta i battiti radiosi. Quelli di pianto riempirebbero l'intero schermo. Eppure, per quei rari momenti, per quelle ossigenate pulsazioni di felicità, il cuore resiste. Riposa una notte e l'indomani ricomincia inspiegabilmente a sperare in chissà quanti e quali battiti di gioia. Allora io sogno e dico che sul cuore di ognuno di noi c'è una farfalla. Sì, una piccola farfalla inquieta che nasce con le ali bianche e che la vita di ogni giorno macchierà. Una farfalla che nei momenti di maggior dolore comincia a far andare le sue ali, a cercare di riportare in coda di sopravvivenza questo cuore. Certo, saranno in tanti a rinnegare questa farfalla, ma c'è. E questa farfalla ce l'ha posta con amore sul cuore quello spirito, quel Dio o quel suono potente infinitamente dolce. Possono massacrarci di menzogne, ipnotizzarci con messaggi ansiogeni e divisivi, raccontarci che il mondo è maledetto, che l'uomo è destinato a marcire nei secoli, ma la farfalla non ci crede. E se si affede in questa candida farfalla, nei momenti più cupi di una giornata si può riprendere quota. Basta saper ascoltare dentro di noi quei palpiti di volo. La farfalla c'è, e tutti coloro che credono in lei, quando si stringono la mano o si guardano negli occhi, anche al primo incontro, si riconoscono. Anche voi, amici, avete la farfalla nel cuore. Ma questa tribù di rivoluzionari dello spirito non è amata, viene combattuta, fanno piani e studi per sopprimerla, per metterla fuori gioco, per farla apparire fuori moda, per soffocarla in un mondo che non c'è più, come se il tempo potesse segnare o scalfire lo spirito, Dio o quel suono potente e dolce. È il miracolo, perché di miracolo si tratta di questa farfalla, e che quando si è allenato al suo ascolto la puoi percepire nei momenti più caotici della vita di ogni giorno. Che so, in uno stadio, nell'attimo furente del gol o in una discoteca, tra ritmi e sudori. Lei c'è, e quando la accarezzi con la fantasia ti isoli, riesci incredibilmente a rinascere solo. Perché ogni uomo, quando il successo lo ubriaca, quando non è nessuno, è comunque solo.
lei è libera, ci avventureremo dove non si ha più voglia di ricordare. Il futuro non è altro che la liberazione delle fotografie in bianco e nero delle miserie umane. Seguo per farla, anzi ti porto per farla. Voliamo insieme nel concerto di questa nuova alba. Adesso vi parlo della vita così com'è, senza stazione, perché il gioco della farfalla può innervosire gli scettici, spaventare chi crede in lei. Vi parlo del soffio di vita a cui ci aggrappiamo disperatamente fino all'ultimo respiro. Vi racconto di un mio amico attore, un grande comico napoletano, ma sì, faccio anche il nome, Gianni Caiafa. Per anni lui è stato spalla dei più grandi comici partenopei. Ha sempre vissuto di riflesso, luna dei pianeti vincenti, luna però importante nei momenti del sogno, nei momenti dell'abbandono sentimentale, nei giorni di fantasia. L'anno scorso lui venne colpito da un mi impressionò a tal punto la notizia che per 15 giorni consecutivi telefonai a moglie per conoscere tutti i particolari della crisi e della libera persona. Dopo un paio di mesi mi raggiunse a Roma una telefonata proprio dalla moglie di Caiafa. Ti passo mio marito, mi disse. Dall'altra parte del telefono cominciò a parlare un bambino con un filo di voce. Mi ripeteva, ti voglio bene. E ancora, ti voglio bene. Un bambino nuovo, rinato, o comunque un tentativo di seconda vita. Continuiamo nella vita. Scrivo un libro con le parole mai dette. Sono tutte quelle che si tengono dentro, nei momenti di allegria o di disperazione. Sarà ricco di pagine, più quest'uomo non avrà parlato con gli altri. O forse vale la pena di scrivere questo libro negli anni che il destino ci concede. Personalmente vorrei arrivare al termine della mia modestissima permanenza su questo pianeta con poche pagine scritte di vicine o lontane, amiche o nemiche. Credo che tutti voi vorreste finire i giorni con un brevissimo libro di parole non dette. E invece, come in un gioco inesorabile, continuiamo ogni giorno a riempire di nuove parole questo libro dell'incomunicabilità. Io lo so che ci mettiamo la buona volontà tutti quanti. Vorremmo esultare, disperarci, ma con parole chiare, a volte addirittura vietate. Invece, stiamo zitti. Biblioteca dell'amore? Chi e perché la nasconde? Che sia proprio quel Dio, quel suono di potenza e di dolcezza che nasconde questi volumi preziosi dell'amore umano. Ci sono momenti della vita, però,
in cui le parole escono allo scoperto senza timore. Il brindisi per un compleanno, per un anniversario, oppure un matrimonio, un battesimo. Momenti in cui restare freddi e senza parole sarebbe maleducazione. E allora, quasi per dimostrare la nostra presenza di persone a modo, finalmente ci apriamo. Abbracciamo chi ci sta accanto, baciamo la fronte di un bambino, di un vecchio e sorridiamo. Sono momenti così particolari che subito c'è qualcuno che li fotografa, li filma. E ha ragione, perché un giorno, quando rivedremo queste immagini, ci ricorderemo di avere parlato, di avere cavato fuori dall'anima alcune di quelle migliaia di parole d'amore. Noi, purtroppo, siamo ormai abituati a rendere tutto logico, a dare un nome e un numero a ogni avvenimento. Il miracolo della vita è assolutamente improbabile nella logica dei numeri e delle definizioni. E così non parliamo. Ci stiamo su questo pianeta, giorno per giorno, e nelle 24 ore, soltanto per alcuni istanti, lasciamo libera la nostra fantasia, il nostro amore. Per ore e ore siamo autore, vegetiamo, compiamo delle azioni fino a quando timbriamo un cartellino per giustificare la nostra giornata di lavoro. E qualcuno ci pagherà per non aver parlato d'amore. Alla fine del mese ci consegneranno la somma definitiva del baratto, il nostro silenzio contro il loro denaro. Farfalla, ora ti chiedo di rispondere. E se il paradiso fosse trovare l'indirizzo della biblioteca delle parole non dette? Fosse poter finalmente sfogliare tutte le pagine dei libri delle parole d'amore taciute dall'umanità? State bravissime, perché alcune signore provengono dalla Sicilia, alcune provengono da altri contesti in cui anche la voce, l'intonazione della voce è fondamentale. Oggi abbiamo tra virgolette imparato a volare. Un buon messaggio quello di stasera, anche per il direttivo che arriverà. Però io ve ne voglio presentare, sono tutte professioniste, o lo sono state da qualche anno e continuano a dare il loro apporto alla città. Prego. Enza Calcagno. Melina Donzella. Anna Corrado. Marcella Falcone. Maria Donzella. E Teresa Tirpano, che naturalmente è stata in questo anno, come posso dire, talmente attenta. Sai, prego Teresa, ti do il microfono. Come hai trovato? Ecco, venire in un'associazione dove appunto si trova un pubblico che non è omogeneo, ci sono diversità di provenienza, di espressione, di culture, no? Le culture altre sono a volte il nostro bagaglio. Si diceva ecco, durante questo viaggio, di far emergere ciò che è sommerso dentro di noi, solo così si può volare, si può cambiare con l'atteggiamento nei confronti di questa società che spesso non corrisponde alle nostre aspettative. Stiamo vivendo un momento di veramente storico che è terribile da un punto di vista valoriale, da un punto di vista affettivo, da un punto di vista lavorativo, eccetera. Come affronti tu questo cambiamento e questa
voglia di cambiare. Tu sei una farfalla, tu lo sei, e questa è, tu sei la nostra forza, probabilmente. Prego. Hai esagerato, però è così, tu lo sei stata in tempi non sospetti e poi sei emersa quando era arrivato il tempo per emergere. Prego. Allora, intanto grazie, perché il lavoro è noi che ringraziamo, grazie. Il lavoro si vede, soprattutto il desiderio di far volare la farfalla sul vostro cuore, quindi questo sicuramente è magico. Per affrontare quello che è spesso purtroppo la meschinità che la società vuole proporci, sicuramente un modo è l'amore. Quello è un grande bene che tutti abbiamo. Spesso ce lo dimentichiamo, no? Le lamentele, la tristezza, la pesantezza a volte ci schiaccia. Invece questo è un grande antidoto, secondo me. E poi sicuramente l'altro grande mio punto di valore è fare ciò che ami, affrontare qualsiasi avversità, mangiare la mortadella per 15 anni, pur avendo una famiglia che sostiene, ma con le proprie forze volercela fare, no? E quindi resistere, non piegarsi a fare un lavoro di ripiego perché devo per forza, ma essere felice anche nella difficoltà. Questo sicuramente è quello che io porterò avanti per sempre, e spingo tutti i giovani con i quali collaboro a fare questo, ad affrontare le famiglie, a dire: io voglio fare questo mestiere, questo come un altro, e voglio, lo desidero fortemente, mangerò pane e cipolla per 10 anni, ma ce la farò. Questo sicuramente è esagerando nell'espressione, no? E sempre avanzando un po' nel modo, ora dico pane e cipolla, ma è reale, nel senso che ci sono stati momenti in cui ho vissuto in 7 in una casa con un bagno, mangerò perché non volevo chiedere a mio padre aiuto, ma volevo farcela. Quindi questi sicuramente sono momenti difficili, ma che affronti con gioia, con sorriso, perché poi vai a scuola, vai in accademia e lavori e fai lavori sui personaggi, ami quello che fai, baci la terra di una scuola lontana dove vivi. Queste sono tutte cose che ti rendono felice per sempre, perché non te le dimentichi. Questo è quello che è il mio modo di vivere, ecco. Grazie Teresa, un pensiero per te e i nostri soci che hanno partecipato a questo laboratorio, e quindi è un simbolo che possa essere un ricordo. Però tra poco vi dirò con Teresa che cosa potrà accadere. Quindi per noi l'esperienza del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teresa, che cos'è stato? Perché la signora è stata lui al Festival dei Due Mondi di Spoleto, quindi non è che esperienza è stata? È stata un'esperienza meravigliosa e anche inaspettata, perché abbiamo chiuso prima del concerto della Cotillard, quindi una cosa internazionale, mondiale direi, con Penelope, che è la nostra ultima produzione, così da conoscenza, insomma, molti di voi conoscono, e è stato magico anche perché non avevamo un pubblico amico, no? Che invece a Reggio si è rivelato subito molto vicino. Lì è sempre un grande rischio, nel senso che il pubblico è molto attento, abituato a grandi operazioni, a grandi spettacoli, quindi poteva accadere di tutto. Devo dire che c'è stato un applauso molto lungo, molto partecipato, questo un grande silenzio in sala per 50 minuti e grandi anche riscontri dopo. Anche la stampa in Grecia è stata, sì, benevola. Io ogni tanto ci mandava questi messaggi e naturalmente non riuscivo a leggere perché era in due lingue, addirittura una in inglese, mi pare, sì, non leggo. Lì è stato bellissimo perché in Grecia siamo stati a Ioannina. Il pubblico era metà greco e metà italiano, perché a Ioannina negli anni 80 tanti ragazzi della città greca sono venuti a Messina, a Reggio, a Bologna a fare medicina, tra Reggio e Messina stavano, e hanno portato a Ioannina tutte le mogli, i mariti, quindi una comunità mista di italiani e greci. E quindi tantissimi italiani che sono venuti in camerino a dirmi: che bello, anch'io sono italiano, è stata un'emozione grande, e lì anche grande riscontro in tutti i sensi.
bellissimo. Voi siete molto simili a noi, quindi c'è molta vicinanza. È bellissimo. Grazie Teresa, poi tra poco diremo che cosa ritroveremo. Grazie. Grazie, applauso grande al nostro laboratorio. Laboratorio che i soci hanno voluto. Prego, avanti. Allora, interpretando sicuramente il pensiero di tutti noi, la vogliamo ringraziare pubblicamente per la sua professionalità, per la sua pazienza, perché ci ha messo nelle condizioni di amare sicuramente molto di più il teatro e di assistere con altri occhi, anziché con gli occhi degli ignoranti. Grazie. Grazie delle più belle, parole. Allora, momento, si conclude il momento di del laboratorio di lettura interpretativa. Qua io ho voluto mettere questo simbolo. Stasera c'è una ottima rappresentanza degli artisti, Nunzia Gimondo, Grazia Papalia, Antonella Laganà, Santina Milardi, Francesco Rodoteta, Filippo Bunca, Manuela Lugarà, Adele Leanza, Giancarlo Arturi, da quel dimenico la nostra Cristina Benedetto, che naturalmente si unisce a noi. Questo girasole è della giovanissima, credo sia la più giovane, Maria Teresa Cereto, che è qua seduta da qualche parte, ora non la vedo, è un simbolo, perché il girasole naturalmente no, si muove, il sole, sapete benissimo come che movimento fa. E proprio io ho scelto il girasole come fiore, simbolo di questa serata. E se per favore ora vi porterò una cosa, scusate un secondo, mi muovo. Non c'è manifestazione. Come si dice, la vita è anche questione di stile, giusto? Allora, deleghe 2018-2019. Allora, un attimo, diciamo subito questo, io vi chiamerò per firmare la delega. Qualcuno sa, qualcuno non sa di chi è e di chi sarà. Voglio dire questo, io ho constatato in questi anni come, a parte la mia figura, che è chiaro che uno risponde come associazione, poi ho notato che ci sono dei volti a cui ci si attenziona, per cui c'è una cosa, uno dice, vabbè, quello ce la risolve lui, e chiamiamo a quello, e chiamiamo a quell'altro. Quindi è chiaro che, come in una famiglia, in una buona famiglia, uno deve cercare di ripartire le cose con un buon padre di famiglia. In questi mesi vi posso dire che ne ho sentiti tanti commenti. Mi davano per accanto il vicepresidente, la vicepresidente, perché mi vedevano in fotografia magari su Facebook o su, dice lui e lei, eccetera. E ne hanno dette tante. La figura che poi io vi commenterò tutte le varie le variazioni che ci sono state, no? E poi vi dico anche delle novità per il prossimo anno. Prima delega. Delega. Un attimino. Se apriamo. Prima delega. Immagini ed editing per Filippo Bucca. Pier Filippo è un noto artista che voi conoscete, è il nostro bravo ragazzo. Da oggi sapete che per le immagini e le fotografie delle manifestazioni è lui il responsabile, se ci fa belli o ci fa brutti. Invito a Pier Filippo a firmare la consegna del suo incarico qui accanto per il verbale. Naturalmente io ho contattato tutti singolarmente prima, quindi non, nessuno poi sa di altre situazioni. Sapete benissimo, aspetta per Filippo il nostro, la consegna del girasole, perché anche il buono di girasole è un fiore che si può regalare. Un attimino, fatta la fotografia, quindi che
5 Stupione con la sua giovanissima signorina, perché ci sono i nuovi, no, le continue, quindi grazie a tutti. Seconda delega. Delega multimedia, Francesco Logoteta, perché ha detto appunto alle telecamere alla registrazione dei video. Quindi prego Francesco, voi mi vedete a volte, insomma, le volte dico con uno, dico con l'altro, non sono contento di una cosa o di altro, ma poi al momento giusto ci rendiamo conto. Vieni qui Francesco, anche per te il girasole che possa essere foriero di nuove. Siamo alla seconda delega. Allora, in questi anni noi abbiamo fatto tantissimi eventi. Negli eventi conta molto la logistica, l'organizzazione, la sistemazione delle cose, un riferimento per cui arrivo, voglio la sedia, per cui arrivo, non so dove devo andare, per cui arrivo E quindi ci siamo affezionati e abbiamo confermato due persone che ormai per noi sono due referenti importanti proprio per la logistica, nuda e cruda. Primo nome, delega logistica eventi, Santina Milardi. Santina, anche lei il girasole che possa illuminare, c'è oggi la fotografia. Grazie Santina. E due persone, perché ce ne vuole una calma e una ripetere. Delega logistica eventi, Nunzia Gimondo. Brava Nunzia, tiro il fiore, fotografia. Chi è la ripetere? Non lo sappiamo. La firma, Nunzia, la firma accanto qui a Santina, per favore. Sono senza occhiali, Sì. Firma e non guardare i nomi che ci sono dopo. No. Figura, senza occhiali. Senza occhiali non c'è. Allora, sì, una cosa che ti volevo dire, in questo periodo abbiamo sperimentato le varie indicazioni dell'associazione. L'indicazione si muove su tre filoni. Filone del laboratorio in vernacolo, il filone del coro delle muse, come voi sapete, e poi il filone della poesia e naturalmente il filone del cinema. Quindi abbiamo queste quattro indicazioni. Andiamo a vedere il primo dei settori dell'associazione, referente direttore del coro delle muse, non è fuori reggio e vi saluta Elsa Cuzzola. Quindi è confermata all'interno di queste nomine. Seconda nomina, referente direttore del laboratorio teatrale in vernacolo, perché scrive i testi, Clara Condello. Noi la prossima settimana, proprio domenica, cara Teresa, mamma mia, faremo a Staiti la messa in scena di questo teatro invernale regino su un testo che ha scritto la nostra cara. Poi vi dirò di più in dettaglio come sarà. Fiore per Clara. Andiamo avanti. Per esclusione, insomma, uno caccia i conti, vi state guardando in faccia, qua la situazione è trupola. La nostra referente pure storica, perché insomma nasciamo quasi assieme in settori diversi, giornalista, dirige una rivista di cinema importante, Paola Abenauri, un sito Cultural Life, e lei è la nostra referente di teatro e cinema, nonché dei video dibattiti delle muse. Firma, prego. Grazie. Un attimo che ti do il fiore.
Sono ancora non sono neanche tanto aperti, Fiore. E quindi la nostra Paola. Allora, la tensione com'è? Sale? Referente per... Prego. È una referente storica, perché come conosce la poesia lei, a Reggio Calabria non la conosce nessuno. Non c'è metrica, non c'è vernacolo, non c'è veramente costruzione di un testo, e che scappa sempre, perché sempre che scappa. Però è la grande Rossana Rossomando, che è promotrice di un premio importante dedicato al dottore Svolto, che si darà ad ottobre, e lei è la nostra referente. Rossana, la firma per favore. Qua. È ancora chiuso. Fiore. Dai, dai, che ce la facciamo. Una foto. Grazie Alessandro. Allora, prima novità. Ce ne sono due, tre, non ricordo neanche. Allora, prima novità. Naturalmente io negli anni ci siamo cresciuti con tantissima gente. Io ve lo faccio, insomma, io ero ragazzino come voi eravate più giovani, no, eravamo tutti più giovani. E c'è una persona che ha attraversato storicamente tutta l'associazione, da quando è nata, e sempre, insomma, è stata anche una nostra promotrice, una nostra, come posso dire, un nostro supporter importante. E io sto per presentare un attimino la delega, e vi spiego che cos'è: consigliera rapporti e comunicazione con i soci. Se ci sono delle proposte, se ci sono delle cose che volete proporre, che volete fare, se ci sono dei commenti positivi, se ci sono delle lamentele, se ci sono delle idee, lei ha il compito di, tra virgolette, coordinarvi, ed è un referente perché vi conosce tutti. Io la chiamo la trasversale, perché in effetti ha vissuto tutto il periodo storico dell'associazione, ed è per tutte le età, per tutti i gusti che vanno dalla poesia, all'arte, alla cultura. Quindi lei avrà questo motivo in più per raccontare se ci sono problemi, se non ci sono problemi, se ci sono delle situazioni che si possono risolvere. Di conseguenza andiamo a vedere praticamente la consigliera rapporti e comunicazione con i soci, Eleonora Praticò. Ecco qua Eleonora, vieni qua Eleonora, emozionata. Abbiamo forza Eleonora, la penna. Eleonora, quindi allora comunicazione con i soci, quindi Eleonora Praticò, diamo l'omaggio. Tra l'altro mi permetto di salutare un ritorno, la dottoressa di Andronico della Soprintendenza, che è stata una nostra socia, e fuori legge, per infatti la mia vista qua che è venuta stasera, mi rende contento. Buonasera anche a lei. Quindi siamo pronti. Segreteria. La segreteria si fa come sempre ogni mercoledì dalle ore 18 alle ore 20. La parte fiscale di segreteria, l'iscrizione dei soci, delle gite e via dicendo. La funzione è una, ma sono due le segretarie quest'anno. Perché se no non riuscivamo ad avere la continuità, eccetera. Ora non so chi è la prima delle due. Prima segretaria Rosaria.
direzione dell'associazione e chiedo alle due segretarie. Ed è la prima segretaria che troverete una prima insieme. Quindi prima delle due segretarie, seconda segretaria, che non è un aiuto, ha lo stesso lavoro, non è che l'una aiuta l'altra, sono autonome e fanno la stessa cosa, quando non c'è una c'è l'altra. È una figura nuova che avete conosciuto da un annetto, ora la vedrete, perché l'altra segretaria dell'associazione del Muse è Domenica Conti. Firma. Firma. Abbiamo fatto un rinnovamento, no? Le cose, ma facciamo la foto. Ok, grazie. Allora, fermi. Allora, la vicepresidente è una persona che ci ha frequentato qualche anno fa, poi ha avuto dei problemi. Naturalmente, diciamo che è stata un po' più esterna, perché l'anno scorso non ha potuto frequentare. Ma io ho valutato che intanto è una nota professionista regina, è un avvocato, quindi ci difende. Che non abbiamo bisogno di avvocati, non ne abbiamo, non è me. È un avvocato, è una nota professionista della città di Reggio Calabria. Anche una storia, magari poi un giorno ce la racconterà, andremo proprio nel sito dove questa storia si è costruita, perché è una storia sedimentata nel tempo e nella storia della sua famiglia. È molto modesta, la vedrete. È una persona, perché d'altra parte il pazzo sono io, ho bisogno di più, perché ci dobbiamo migliorare. Naturalmente io ho proceduto ad eleggere la nuova vicepresidente ringraziando la Teresa Polimeni per quello che ha fatto in questi 4 anni. Questa è la terza vicepresidente della storia delle Muse e mi auguro che sia anche l'ultima nella stabilità per sempre, perché le strutture associative hanno bisogno di una stabilità e, perché no, e anche di una buona continuità. Le attese sono tante, perché come si può dire, partiamo tutti contenti e poi no, insomma, bisogna anche essere contenti. È una figura molto discreta, voi la vedrete, però ha una grande tenacia e anche una grande storia, ripeto, alle spalle, quindi è molto forte da questo punto di vista. Io credo che sia, però non ho neanche guardato perché credo che sia emozionata. Questa cosa io avevo proposto di farla al secondo notturno delle Muse, ma lei era fuori per un viaggio, quindi l'abbiamo poi dovuta rinviare a questa giornata. Il consiglio diventa esecutivo dal 1 ottobre 2018. Vicepresidente dell'Associazione delle Muse per il prossimo biennio, se no facciamo un applauso, è una bella figura, la vedrete, l'avvocato Francesca D'Agostino. Allora Francesca, intanto firma. Questo è l'omaggio floreale di tutti voi. E naturalmente sale un attimo qui Francesca e naturalmente il saluto. Ti tocca il saluto ai soci, che non sono più
come posso dire, hanno ormai una stabilità di, insomma, di immagine, che sono io, ormai l'immagine un po' si sdoppia, perché è chiaro che c'è una presidente e una vicepresidente. Prego Francesco. Grazie, intanto scusate la voce, ma sono proprio influenzata. Io sono rimasta veramente molto meravigliata e soprattutto inorgoglita da questa proposta che Peppe mi ha fatto già qualche tempo fa. E non ci ho neanche pensato tanto, per la verità, perché ho grande fiducia. Vi volevo raccontare un particolare: quando andai a trovarla allo studio, lei pensava che io andrei a trovarla per tutta la cosa. Lei ci ha frequentato, ci conosceva di conseguenza, quindi sapeva un po', ci ha frequentato abbastanza 2 anni fa, eccetera, quindi è stata iscritta. Mi ha detto, neanche ho raccontato, dico facciamo questo discorso di vicepresidenza eccetera, mi ha risposto subito: sono orgogliosa di quello che mi stai chiedendo. La prima risposta, per me è un onore, mi ha detto, per me è un onore. Quindi questa risposta, io ho chiuso lì l'argomento, perché sentirsi dire per me è un onore, subito, non è che ci ha pensato, un'altra avrebbe detto un momento qua là, lei era seduta alla scrivania, io dall'altra parte, ha poi passato la scrivania, si è seduta davanti, mi ha detto ma per me è un onore, quindi per noi è un piacere ed è un onore, lo stesso, quindi prego, scusa. No, anzi grazie. E dico questo che chiaramente mi sono sentita subito avvolta dalle grandi capacità di Peppe, è inutile che io ve le descriva, queste grandi capacità umane innanzitutto e poi appunto anche artistiche, professionali, e dal suo grande dinamismo, perché è irresistibile, quindi è impossibile dire di no a te. Ad ogni modo è chiaro, io cercherò di fare del mio meglio. Mi devo proiettare in un ambiente che non per le persone, perché in grosso modo ci siamo anche conosciuti, però per le attività che mi proporrai di svolgere, di intraprendere, e cercherò di farlo con massima serietà e con molto piacere, sicuramente con molto piacere. D'accordo? Ora io chiamo tutti i referenti a salire un attimo per una fotografia. Sì, poi io naturalmente presidente, è chiaro che la presidenza rimane un po' ancora a me. Allora, se venite per una fotografia, chiaro la signora, e poi voglio sentire un attimino, non guidate così, un attimo la fotografia, perché ora qui brindiamo, volevo sentire, prego, tutti assieme, per una fotografia e poi diciamo una battuta pure con voi, con la scusa che siete qua, professore. Allora, Francesca accanto a me, tutto il direttivo Enza non c'è, purtroppo, la fotografia la può fare fino a Francesca. Vado che sei bravo. Forza. Lo utilizzeremo. Se hai ormai, sei fai parte della famiglia pure tu, non l'hai capito ormai, eh? Allora, salite qui sul palco per questa fotografia e poi vi devo dire delle cose. Un attimino, un secondo, guardate qua per la foto, guardate. Ok, grazie, prego, ci vediamo dopo. Allora, un'altra novità che c'è per il prossimo anno. Faremo un protocollo d'intesa con l'archivio di Stato, faremo degli eventi condivisi, prego. Il primo incontro condiviso, poi noi andremo a firmare insieme ai presenti questo protocollo che faremo, il testo sulla storia di padre Catanoso, del giornalista Arconte, lo presenteremo il 22 settembre in occasione della giornata mondiale del patrimonio culturale in archivio di Stato. Quindi non la faremo il giorno 16 qui, ma la faremo all'archivio di Stato, poi vi daremo informazioni. In più, noi collaboreremo con questo partenariato che abbiamo con l'archivio di Stato di Reggio Calabria e una volta al mese ci sarà, ora ce lo dirà, la dottoressa Minazzi. Prego. Abbiamo pensato col professore Rodi insieme
di fare questa manifestazione di interesse, perché sembra giusto e doveroso che l'archivio sia aperto a tutti e in modo particolare alla vostra associazione, che sempre sarà sempre attenta ai motivi della cultura e anche all'archivio di Stato. Allora abbiamo deciso di fare un incontro mensile il giovedì in archivio, in modo da poter leggere, come hanno letto i libri, no? Noi leggeremo invece i nostri documenti di archivio, però daremo delle tematiche specifiche. Tematiche che vanno poi dall'ambito giuridico, dall'ambito letterario, dall'ambito di un appuntamento diretto da delle, per il sapore delle carte. L'odore, farvi sentire proprio l'odore e da là vedere la nostra provenienza e quello che è successo. Ad esempio nel mese di febbraio possiamo fare un accenno, no? Se vogliamo fare il mese dell'amore di San Valentino, leggere le doti di una volta, le usanze dei matrimoni, oppure faremo una giornata sull'alimentazione, vedremo com'era la festa del Natale per i poveri qui a Reggio, ci sono delle ricette molto importanti, e anche insomma chiedere magari collaborazione per la scuola, magari alberghiera, se ci cucina qualcosina. Quindi noi faremo questi appuntamenti dedicati al piacere delle carte, che poi uniremo all'arte. Quello non, intanto questo è un primo momento che indica questo partenariato importante. Un altro partenariato che noi faremo con doveva venire il sindaco di Staiti stasera, ma era impegnato per il prossimo Natale. Faremo un altro partenariato molto importante. Intanto la domenica prossima c'è l'estemporanea di pittura e la sera debutteremo in una maniera un pochettino più stilizzata con il nostro laboratorio di teatro diretto da Clara, quindi la sera saremo lì alle 21 per questa messa di scena dove recito tra l'altro anche io, cara Teresa. E poi Teresa, nel mese di novembre, Teresa continua il suo progetto, io non ricordo se era novembre, aprile, scusami. Allora Teresa continua, no, il progetto, scusami, giusto. Allora, continua il progetto dedicato al teatro, che si chiama, non puoi dire per chi non lo conosce. Allora, continuerà il progetto del Festival Miti Contemporanei, che ha un sottoprogetto che si chiama Altri Luoghi Festival, che è un progetto di promozione culturale che incontra 28 associazioni eccellenti della città, e una di queste appunto è Le Muse. È cofinanziato dalla Regione Calabria, quindi è una cosa importante, e dal Ministero. Quindi notturna, non diciamo niente ora, ci sarà, perché sapete come funziona questo Altri Luoghi Festival. Il cittadino ha una vera e propria mappatura della città e ogni sera ci sarà una importante rappresentazione teatrale, quindi a livello nazionale, che invade proprio il territorio. Io già so che cosa faremo qua, faremo una cosa molto particolare in un orario che poi vi comunicheremo. È chiaro che ci sarà anche il laboratorio di lettura interpretativa, che abbiamo però pensato di concentrarlo come se fosse un seminario, per evitare io non posso, io non qua, io non là. Quindi verrà fatto proprio, abbiamo già stabilito quelle date, ve lo diremo successivamente, nel mese di aprile, se non sbaglio, sì. In modo che sono dei giorni intensivi, uno si prende l'impegno, se lo fa di fila, e così, tanto per cercare di distribuire bene le cose, visto che ognuno di noi ha degli appuntamenti particolari. Il programma delle Muse, in ogni caso, verrà inaugurato a metà ottobre, perché noi ora apriremo la segreteria subito dopo le feste di settembre per fare i tesseramenti, fare le proposte, i riferimenti, sapere chi sono, e poi inaugureremo a metà ottobre con una grande mostra, vi posso assicurare, e ben due premi Muse che verranno qui, e presenteremo il programma annuale dell'associazione. Poi funzionerà il laboratorio di poesia con Rossana, con delle modalità di cui vi diremo. Proseguiremo con il coro delle Muse, che con Enza proverà il mercoledì, e poi ci saranno i videodibattiti in una chiave nuova di cui ancora noi non vi diciamo, perché poi con Paola vi diremo al meglio quello che deve essere fatto. Quindi questo è il nostro, sono tante tante novità che anche i viaggi culturali, ci sono degli scambi di cui ora è tutto, insomma, poi una volta che metteremo tutto nero su bianco avremo modo di esplicitare. Comunque questo è un po' l'organigramma. Siete contenti o no tutte queste novità? Vi aspettavate tutta questa ricchezza? Quindi Maria Cultura, noi ci vedremo il giorno 22 per la giornata mondiale del patrimonio. È
occupa anche di smuovere un po' il senso civico. Naturalmente un suo parere civica, che cosa rappresenta lei come gruppo, diciamo? È un provocatore, mi fa piacere che lei è venuto perché ci ha visto eccetera, e naturalmente può dare insomma il suo giudizio su quello che è la situazione attuale. Grazie, forse credo che non sia questa la sede, perché non vorrei usare questo palcoscenico per... No, lo capisco, la ringrazio, ma per dire altro, questa credo che sia per voi una giornata di festa, perché ogni... è come se fosse una ripartenza ogni biennio, però sempre noto, sempre più forti, e mi fa piacere, e non vi ho frequentato, però seguo sempre il professore Livoli, la sua attività e l'attività sulla stampa, anche perché lui ha gran voce, porta avanti la cultura in Reggio Calabria e in Calabria, e credo anche nel mio. E allora in questa giornata ho letto sulla stampa che oggi ci sarebbe stato l'intervento della signora Timpano e poi le altre attività, e quindi credo che ringrazio il professore del palcoscenico, ma ha ragione per quello che dice lei, perché io amo la città, amo la cultura, anche se... Lei è un provocatore anche, no? Sono provocatore. Ci dica una provocazione che ha una delle ultime. Tanto per fare capire come lei, insomma... Negli ultimi anni mi sono calato nelle buche della città, con un tricolore, nei tombini senza capo, che se passa un nipote, un figlio... un signore con un motorino con la bicicletta, e mi sono immerso nelle varie savane che vedete nelle aiuole, sempre con la bandiera. Ogni tanto ci sono state le risposte, hanno preso purtroppo i provvedimenti, altre volte si è rimasti nella staticità che purtroppo vediamo negli ultimi tempi. Comunque non è il momento di parlare di politica, però ci ha fatto piacere che condividere il mio pensiero sulla stazione, questo con il dubbio, e condivido anche credo il suo pensiero sugli scavi di piazza Garibaldi, no? Ritrovamenti lasciati a mente per due anni, li hanno ricoperti. Il problema di base, secondo me, è che abbiamo forse di più assoluto, è che non c'è un'informazione. E allora, dottore, il cittadino non sa da parte della comunità il perché avviene questo. Per caso, ieri ho preso lo svincolo, volevo prendere lo svincolo Spirito Santo, un segnale piccolino, galleria chiusa. E allora, traffico leggero spostato verso il cimitero di Condera, Spirito Santo, Condera. E si arriva poi vicino all'ospedale per riprendere l'autostrada. Traffico pesante via Marina. Ma una città può vivere queste quotidianità? Non c'era un rigo nei giorni precedenti. Sì, di avviso. La città viene su. E allora una situazione come la vostra deve essere presa a modello per l'intero meridione, perché ribadisco, 80 persone con questa calura, a parlare di cultura, non parlate di altro. Ogni cittadino vi dovrebbe solo apprezzare. Vi auguro un futuro radioso, così come il vostro presente, e che il Signore la tenga. Grazie. Allungo sulla terra. Grazie, professor dottore Vacarese, grazie. Grazie, grazie. Una risposta ve la voglio fare dare anche in diretta, perché abbiamo, che è andata in pensione da pochissimo, perché è giovane sempre, ha lavorato una vita in sovrintendenza ed è stata il primo personaggio che io ho intervistato appena hanno scavato a piazza Garibaldi, andare proprio con me in TV mentre aveva le mani in pasta. La dottoressa Milandrono, che è un funzionario archeologo, ero però per noi è stata una nostra socia, quindi è sempre vicepresidente. Ora devi stare accanto a me pure ogni tanto, quindi devi venire, perché l'abbiamo presentato in modo che
buon 2 anni a sì. Allora, riguardo alla domanda che mi fate, io non sono la persona più qualificata a rispondere, in quanto, come dicevo, da luglio di 2 anni fa io ho lasciato la soprintendenza. All'epoca, prima che lasciassi, mi dissero che gli scavi sarebbero ripresi perché il denaro occorrente per finanziarli, perché tutto poi va a finire sempre, esatto, sul denaro disponibile, sarebbe stato messo a disposizione dalla città metropolitana. Perché dicevano che con questo accordo di Reggio città metropolitana sarebbero arrivati in città un bel mucchio di cose. A prescindere da questo c'erano già quelli ereditati dalla provincia che sono andati. No, ereditati dalla provincia non ce n'erano, all'epoca sto parlando. Se poi c'è forse nulla su quella, diciamo, ecco, quella piattaforma, comunque. Perché i soldi con cui abbiamo fatto quello che tutti hanno visto, cioè quei 3 saggi, erano i soldi destinati al parcheggio sotto piazza Garibaldi. Il comune aveva già conferito un appalto e nell'appalto aveva scritto che preventivamente ai lavori bisognava fare questi saggi. E i saggi sono stati fatti, dopodiché la ditta ha fatto sapere che la somma stanziata era terminata e attendeva un nuovo finanziamento. Un nuovo finanziamento che a me avevano detto era sicuro con la città metropolitana, a parlo 2 anni fa. Dopodiché io non ho saputo più niente, però conoscendo il modo di fare della soprintendenza, quella che vedete sarà sicuramente una copertura provvisoria. No, no, questo fuori dubbio, no? Il concetto di base è questo, che purtroppo da noi qualsiasi tipo di lavoro, io non dico che noi siamo tutti, noi diciamo meridionali, siamo tutti là, non dico così. Ci sono i ladri anche in Lombardia, no, esatto. Il problema di base da qual è? Se in Lombardia ci sono 100 euro. Il caso del ponte lo dimostra. No, se in Lombardia ci sono 100 euro, 20 se li pregano. E 80 li lavorano, i caratteri ci sono 100 euro, 80 se li fregano e 20 li fregano. Cioè se non usciamo da questo impasse. Allora, visto da me che sono meridionale, che quindi non mi faccio una questione di campanile, io trovo che mentre il settentrione credono un po' più alle regole, da noi alle regole non si crede. Ma tra volte in italiano quello che ho detto io, ringrazio perché ecco, non è una questione di rubare o di non rubare, assolutamente no, perché forse le rubano molti più. Rubare era l'estrapolazione, perché il non mantenere le regole significa anche aspirare nella progettualità. La regola, siccome i lavori a piazza Garibaldi furono preceduti da 2 indagini giornostiche e la soprintendenza per ben 2 volte aveva detto che quella era area a fortissimo rischio archeologico, ora il comune avrebbe dovuto dire, siccome i soldi per scavare non li ho perché al momento non li aveva, invece hanno dato l'appalto, hanno addirittura conferito l'appalto per la realizzazione dei parcheggi, dando per scontata che se si fosse trovato qualcosa, quel qualcosa sarebbe stato inglobato nel parcheggio. Così poi non fu, intanto perché l'estensione dei resti era piuttosto ampia, almeno su 2 saggi, su 3, perché il terzo era poco significativo, ma comunque i primi 2 erano importanti. Ma perché poi, dovendo rispettare le attuali aree, bisognava rispettare il monumento a Garibaldi che non sarebbe stato tolto, la viabilità esistente che non sarebbe stata tolta. Quindi in totale poi c'erano solo ad usufruire al parcheggio, c'erano solo le aree verdi, quelle che attualmente sono le aree verdi. Che neanche quelle possono. Che cosa? Ma comunque quelle erano disponibili perché c'erano gli incroci del 2 assi stradali, la strada al centro, e dissero che siccome i parcheggi preventivati nel numero di 2000 sarebbero stati ridotti di fatto a 500-600 e la spesa da affrontare era molto onerosa, dissero che il numero dei parcheggi non valeva la spesa. Io questo sento dire, quindi a un certo punto... Come si nota c'è sempre comunque chiarezza. A un certo punto ci fu una parte del consiglio, cittadino sicuro che che disse no, non facciamo più i parcheggi e facciamo gli scavi. Però poi mancarono i soldi perché si sono illusi probabilmente che i soldi dei parcheggi avrebbero potuto essere dirottati sugli scavi, il che non è, perché l'Europa vincola all'esecuzione rigorosa del progetto che è stato fatto. Grazie dell'intervento, grazie al professore Vagalete. Allora, Rocco,
Grazie a voi. Grazie, siamo sempre qua. Io saluto la presidente della FIDAPA, che è la nostra socia, la professoressa Dentistrano. Allora, questo è il nostro direttivo, quindi ve lo riassumo: vicepresidente Francesca D'Agostino, avvocato Francesca D'Agostino, segreteria Rosaria Rivoldi e Domenica Conti, i vari la consigliera rapporti con i soci Eleonora Praticò, e poi aspettate che ancora io non è che ho fatto molto memoria, referente direttore laboratorio teatrale Clara Condello, referente direttore coro delle Muse Enza Cuzzola, referente direttore storia del teatro e del cinema Paola Benapoli, referente poesia Rossana Rossomando, poi delega logistica eventi Santina Milardi e Nunzia Gimondo, referente direttore coro delle Muse Enza Cuzzola, delega multimedia Francesco Locoteta, delega immagini ed editing Pier Filippo Bucca, e mi sembra naturalmente che il gioco è fatto. Festeggiamo con lo spumante e con De Loccetti, perché anche questo è un momento, una bottiglia l'abbiamo di buon auspicio. Ora l'abbiamo, tanto per naturalmente ho dimenticato le referenti alla logistica, le avete viste come sono state nominate e subito operative, mentre sono subito, mi hanno rimproverato che ho dimenticato i coglioni di piazza, ma siccome non è ora viene la vita presidente, a nome di tutti apriamo lo spumante, che sia un anno, venga anche lei, vieni qua, Francesca, la direttrice dell'archivio di Chicago, vieni, abbiamolo pure con te, che il nostro protocollo, vieni, sei fortunata. Sia di buon auspicio, auguri, mi ha messo dalla mano per l'elezione, il ministro avete presidente come gli ha battuto sul muso, certo che ne vuole. Che succede? Che succede ora? Succede che, forza Lunetti, mi scivo, guardate come stanno le mani. Allora, alla salute, che sia un buon anno sociale per tutti, e facciamo questa assieme. Sì, prego, per una bella fotografia a questi dolci con noi. Questo sono le muse che verranno. Grazie a tutti e buona serata. Romeo ha portato un omaggio, vieni Romeo, ha portato un fiore per la nostra vicepresidente, il nostro loro, il nostro Romeo, sta arrivando. Allora vi voglio dire una cosa. Allora vi voglio dire una cosa che Romeo, scusami, ti ripeto, vieni qua, lo adoro. Vieni. Sì, Francesca un secondo. Io voglio, grazie Luigi, le nostre voci canterine, Luigi Barberi e l'Eleanza, che ci accompagnano sempre alle manifestazioni. Allora, mentre distribuite lo spumante, io vorrei dire una cosa. Fai una fotografia. Allora, guardate, qua c'è Doro accanto a me. No. Doro non lo sai quello che sto per dire, né gli spiego il fatto, perché non importa il fatto. Un attimo di silenzio, lo sai. Allora, io ho avuto provata di qua, non vi spiegherò perché, di quanto Doro non capisce perché non lo sa, ma io ho saputo delle cose e posso dire con certezza di quanto Doro, come anche il nostro Eleonora De Marco che mi ha proposto per un premio, come Doro in una situazione ci ha difeso e ci ha difeso bene, anziché, quindi è stato, mi posso permettere il termine, un vecchio signore, nel senso un uomo degli altri tempi, e io voglio che voi fate un applauso perché io so di quello che sto dicendo, così come Chiama di Lario, vieni qua in un secondo, perché Doro è un nostro dono storico, però in una situazione che io ho saputo a distanza di tempo, vabbè, io so una cosa grossa e lui non si è messo contro di noi, ma anzi ci ha difeso a spada tratta, non posso dirmi che cosa, ma io già lo sapevo che Doro la sarà lunga. E il nostro Ilario, che è un'altra personalità della città,
che conta e che solitamente valorizza. Maria Fortunata dovremmo veramente fare un incontro a Elio De Marco per tutte le ricostruzioni storiche che ha fatto. Addirittura mi ha pure proposto per il premio San Giorgio. E Ilario sei un altro nostro rappresentativo di Newsmatic che ancora non ho bevuto, e quindi ero ringrazio per l'applauso a tutti, però anche loro, ciao, ci vediamo presto, grazie. Prego Rosario Cogliocci, e possiamo iniziare. Santina e Nuzia, possiamo partire con Cogliocci. E allora?